Dai campi alla tavola, oggi 6 maggio in via Giolitti, taglio del nastro per il mercato coperto di Campagna Amica. Abbiamo messo un paio d'anni, forse 2 anni e mezzo per realizzare questa struttura, questo mercato coperto che con molta soddisfazione e molto orgoglio, dico anche molto orgoglio, sì, soprattutto, abbiamo aperto, siamo riusciti ad aprire e tra l'altro va a completare una rosa di mercati delle Marche previsti appunto in tutte le province che chiude il cerchio, perché Pesaro era l'unica città a non avere il mercato coperto, quindi facendolo e realizzandolo abbiamo completato anche questo progetto a livello regionale. Il mercato coperto ovviamente è un mercato diverso dai soliti mercati che facciamo con i gazebo all'aperto, perché dà qualcosa in più, deve dare qualcosa in più. Tant'è che abbiamo predisposto un'aula didattica all'interno della quale possiamo invitare per esempio le scuole con il nostro progetto scuola, invitare quindi delle classi, è stata fatta apposta con 25 sedute più o meno, con il leggio proprio per poter scrivere, proprio come un'aula didattica, dove fare formazione e informazione soprattutto. Finalmente è il vero chilometro zero, vedo già tante persone, quindi una bella cosa è sicuramente in tutti questi anni che parlavamo di chilometro zero, l'importanza della politica di portare avanti questo discorso anche per mangiare sano, e ecco oggi qui concretamente lo possiamo toccare con mano. Questo è il quarto mercato coperto che la Camera di Commercio ha finanziato al mondo di Campagna Amica. Crediamo fortemente che oggi più che mai i produttori devono essere più vicini possibili alle comunità. Aprire questi mercati serve anche a far sì che i prodotti tipici dei nostri territori, ma i prodotti di qualità, i prodotti di altissimo valore nutritivo, possono essere offerti e venduti alle varie comunità dove loro si sono insediati. Maria Letizia Gardoni, Campagna Amica, i giovani e il territorio. Beh, sicuramente sono elementi che rappresentano un'unica medaglia, cioè che è la medaglia del valore dell'agricoltura marchigiana. Campagna Amica ci aiuta a raccontarlo questo valore, ma soprattutto ci aiuta a trasferirlo alle persone, quindi ai cittadini consumatori. I giovani allo stesso modo rappresentano un elemento di continuo rinnovamento e di continua evoluzione del nostro settore, che negli ultimi anni ha conosciuto un percorso di miglioramento, di ammodernamento indiscutibile, e questo grazie soprattutto alla sensibilità, ma soprattutto grazie alle capacità e competenze dei giovani agricoltori, quindi dei nuovi ragazzi che decidono di insediarsi in agricoltura nelle nostre campagne marchigiane, e questo rappresenta sicuramente uno dei fiori all'occhiello che abbiamo nel nostro territorio.